Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo playthrough di Crash Bandicoot 3. Ok, quest'oggi affronteremo la prima missione di Coco, Orient Express. Allora ragazzi, ci sarà molto ma molto da ballare perché io qua mi potrei fare sia la gemma che la reliquia e il cristallo. Tieni premuto corsa, raga, dobbiamo evitare il più possibile di correre perché per adesso non ci serve. Graficamente però è stupendo, ah raga, guardate. Vai. Ok, bravo. Piano, sì, lo so. Ok. Si preme cerchio. Ah, era pure con R2, raga. Ok, piano. Perfetto, non sbandare cazzo, che qua è facile sbandare. Perfetto. Bravo, bravissimo Coco. Raga, questo è un livello molto interessante, vedete, ambientato in Cina. Sì, perché questa è la muraglia cinese. No, cazzo. E però ce l'ho fatta, ho preso il check e siamo arrivati fin qui. Quindi già c'è molto da... Prendiamolo. Non è questo il livello. No, ho pelato una cassa, cazzo. Raga, mi suicidio perché qua è facile, dai, la parte. Non mi preoccupate. C'erano presenti alcuni livelli di Crash 3 che erano così, ah? Eh? Ve l'avevo detto io. Cioè, alcuni livelli un po' stronzi. Rompipalle perché qua c'è Coco. Piano. Ragazzi, vedo anche di farci la reliquia. Però io mi devo beccare le reliquie d'oro. L'obiettivo mio sono quelle d'oro. Ma anche quello di platino, ah, se mi escono. Non lo prendiamo. Perfetto, liscio come l'olio. Bravissima Coco, bravissima. E qua possiamo correre. Oh, mamma mia, raga, non è che ho sudato. Bravissimo, questo non mi ricordo come si chiama questo personaggio. Andiamo avanti, va. Ci facciamo anche la reliquia. E deve essere d'oro, raga, dobbiamo tentare. Perché ora che non ho ancora sbloccato la corsa, dobbiamo andare con calma, eh? Con calma, raga, con calma. Il vortice temporale. Mi dispiace che una cosa di Eug, raga, è questa, che Eug non farà più la serie. La cosa mi dispiace veramente molto, cioè, perché alla fine mi piaceva che lui portava alcune serie. Mi piaceva così tanto Eug che continuava a fare i video. Purtroppo uno che deve dire, lo rifacciamo perché ora facciamo la prova a tempo. Cioè, vi devo dire che ci sono rimasto un po' di merda quando lui ha detto che... Oh! Uka Uka e Cortex vogliono che Tiny trova cristalli e porta al Colosseo a Roma. Lascia i cristalli a Tiny o Crash fa brutta fine. Beh, o Crash farà brutta fine. Ah, il primo boss era Tiny. Ma qual era quel cinghialozzo? Che non me lo ricordo. O era presente in Crash 2? Ragà, ditemi sotto giù nei commenti se era presente in Crash 2 oppure in Crash Warped. Ma non credo, non credo, raga. Ok. Vediamo di prendere solo queste qua. È facile sbandare, ah, occhio. Occhio qua. Ah, però ce l'ho fatta. Raga, scusatemi se sto zitto. Via, via. Non lo prendere. Non fa nulla, vai. Ah, lo sapevo. Mi ha fregato qua. Questo poteva essere platino. Dai, cazzo. Vai, 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 vai. Vai. Vai.
trucco sta, raga, sapete cosa? Di prenderle tutte. Ma guardate dove sono andata a sbattere, cazzo. Proprio dritto, dritto là, proprio in faccia al muro, cazzo. Dai, dai, dai. Te pareva che dovevo filare il coso, va. Va, buttati te sotto. Ah, Dio mio. Vai, vai. Ok. Mannaggia la puttana. E cade pure di sotto. Cade pure di sotto, Coco. Vai, muoviti, muoviti. Vai. Dai, che questo è il primo, è facile. E dopo che è quello che rompe le palle. Pegando ste cose. Mannaggia la miseria. Ma perché vado sempre qua, cazzo? Vabbè, raga, devo prendere di più la rincorsa. Devo prendere quel cazzo. O non lo prendo proprio. Due sono le cose, va. Che palle, Dio mio. Dai. Non mi incazzo, raga, perché questo è il primo livello più stupido di Coco. Dai. Ma guarda perché io failo sempre là. Oh, ma una cosa incredibile. Dai, per la miseriaccia. Il trucco sta pure a volte di correre, ah, non soltanto di cacare le cose, no? Poca stabilità. Bravissima. Me ne frega un cazzo. E allora qua non devo correre, qua non devo correre. Cazzo, non devo correre, l'ho capito, ragazzi. Ho capito che quando arrivo là non devo correre, Cribbio. L'ho capito, non vi preoccupate. Non fate i soliti insegnanti di Crash. Bravo. Basta che mi prendo almeno il 2, devo fare una maschera pura. Poi io pelo quel cazzo di 3 che è ottimo. Madonna, qua è a fregarella, Cribbio. È a fregarella qua, dai, cazzo. Qua impennano con le moto qua, vai. Mi devo comprare anch'io la moto, ragazzi. Ditemi sotto giù nei commenti se voi avete la moto o avete la patente. Fa nulla, va. Vai. Occhio qua. Brava. Minchia, dai, Cristo. Non devo salare, non devo saltare nemmeno là. Allora devo far così, è l'unico modo, Cristo, che mi deve aiutare il buon signore, ragazzi, ricordatevelo. Dai, 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 non fa nulla qua. Un minuto in meno, un minuto in più. Purtroppo questo è il concetto. Se vuoi farti la reliquia di platino devi prendere tutti quanti i cosi. Qua. Andiamo avanti, va. No, ma non ci credo, guarda. Cioè, ma io devo andare per forza là, tu mi vuoi dire? E per forza là andiamo e proviamo. Mamma che palle, oh. Vai. Di nuovo, vai su e giù, su e giù. Crash Bandicoot Warped. Si dice Warped.
Madonna, quelli con sto cazzo d'inglese. Mamma mia, che scassato cazzo. Ecco. Parlare di chi mangia, ma ha scassato cazzo esse l'inglese proprio. Donna, madonna mia santa. Oh, ma una cosa incredibile. Vai! Dai, che facile sta parte qua. Ma perché mi devo sempre bloccare in alcuni livelli che sono proprio una stronzata proprio. Poi qua deceleriamo. Devo prendere almeno il 3, va. Ma minchia, non ci credo! Guardate, non ci credo! Non ci credo, cazzo! Ma non ci credo! No, ma io mo mi incazzo, guarda, io mo mi sto incazzando. C'è miseria zuzza, mannaccia. Dai, dammela, 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 dammela. 24 e 87. Dovrebbe essere la reliquia. Oro. Voglio l'oro. Voglio l'oro, ah. Voglio l'oro. E vai! Un bel... Bravissimo. Grande, ragazzi. Sotto con mi piace e col commento. La reliquia d'oro. Perché io, ragazzi, miro all'oro. Almeno per sbloccarmi... tutto quanto Crash Bandicoot 3 per sbloccarmi alcuni livelli. Mamma mia, raga, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, sono contentissimo che abbiamo sbloccato almeno una d'oro. Ragazzi, volevo dirvi pure una cosa, mo ve la faccio vedere subito. Praticamente quando noi qua sotto c'è la stanza temporale, c'è una stanza segreta, innanzitutto salviamo perché non ho intenzione di failare. Ok ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Subit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!